Marco, te l'ha detto 11 anni a Padova, quindi c'è da immaginarsi che ti abbiano prospettato un qualcosa di importante, non parlo solo a livello economico, chiaramente, per venire qui a Cuneo e tentare questa tua nuova avventura. Ma io sono stato piacevolmente colpito dalla voglia di Cuneo di avermi tra le proprie fila e di essere stato contattato così quasi con insistenza, insomma, con tutta la voglia di portarmi qui. Quindi sinceramente sono stato molto lusingato da questo. E poi anche il progetto, la storia della società di Cuneo, insomma, mi ha colpito, insomma, quindi ho preso subito in considerazione l'idea di essere qui. Ho conosciuto i membri della società in questi giorni e sono veramente curioso di approfondire poi questa conoscenza quando sarà l'ora di cominciare a fare sul serio, ecco. Che cosa vi hanno chiesto per questa stagione in particolare? E poi un'altra cosa, il tuo è un contratto che ti lega per un anno o per più anni? Cosa ci hanno chiesto? Ci hanno chiesto di fare del nostro meglio, prima di tutto, e di scendere in campo per vincere, come sempre, e poi quello che verrà prenderemo sicuramente, cioè non ci tireremo indietro sicuramente. Per quanto riguarda il livello contrattuale, sono legato per 2 anni e quindi un motivo in più per far crescere questa società, per portarla più in alto possibile, come ogni giocatore vorrebbe fare, Cosa ne pensi della squadra che sta costruendo Cuneo e se hai già avuto modo di, immagino, di parlare col nuovo allenatore, se lo conoscevi, insomma, cosa te ne pare? ma la squadra sta, secondo me, venendo su molto bene. Ho sentito un po' di nomi, che sinceramente mi ha fatto molto, molto piacere. Sarò veramente contento di dividere il campo con giocatori di esperienza, anche più della mia. Per quanto riguarda poi L'allenatore. l'allenatore, giusto? L'allenatore l'ho sentito telefonicamente e mi ha fatto una piacevolissima impressione. È un allenatore giovane che sicuramente ha voglia di crescere come noi giocatori, quindi mi fa veramente piacere anche questo. Poi è uno che lavora ad alto livello, nella nazionale, con i giovani, quindi è un biglietto di visita importante, secondo me. Quindi sono sicuro che ci farà crescere, che farà crescere anche me. Nonostante gli 11 anni, come ho detto prima Stella, non si finisce mai di crescere. Quindi un altro tassello in più che mi ha fatto scegliere Cuneo, ecco. Per quanto riguarda l'ambiente Cuneo, le tue prime impressioni, quali sono adesso che sei arrivata? Ma sono Come molto positivo, ho visto già il palazzetto, tutto l'organico della società, mi ha piacevolmente colpito, sono sincero. Sono veramente curioso di essere in campo, di provare l'emozione di essere nel palazzetto di Cuneo con tutto il pubblico che ci tifa, e quindi sono veramente ansioso di cominciare, ecco. Il fatto che arrivi da un'esperienza importante in Superlega ti responsabilizza, insomma, ti senti un pezzo importante di questa squadra, cosa significa per te? Ma sono stato, tra virgolette, trattato come tale, quindi insomma un po' di responsabilità c'è. Cioè, non sarò l'unico ad avere un'esperienza di Superlega in questa squadra, quindi non mi sento solo tra virgolette, da questo punto di vista. Però sì, cercherò di portare il mio bagaglio tecnico e sportivo e umano alla portata di tutti, insomma, di quelli del team, ecco. Quindi da quel punto di vista sono abbastanza sereno e tranquillo, All'inizio del campionato mancano ancora alcuni mesi, ma che stagione ti aspetti? Che livello? ecco. Ma ho visto in questi anni, ho sempre seguito un po' la 2, ho visto che il livello è alto, è sempre molto combattuto. Anche quando con Pado abbiamo vinto la 2, è stato veramente una sofferenza. Non è che la 2 si vince così a mani basse. Quell'anno abbiamo fatto veramente tanti 3-2, e quindi io mi aspetto una battaglia tosta, ma insomma siamo pronti, siamo qui per questo alla fine, ecco.